Il nostro rapporto con la natura, su ogni scala, dal microbiota al cosmo, comunità e cultura umana comprese, è formato da una miriade di fili diversi, tutti tinti dall'ibris. Negli ultimi 2 secoli, ad un ritmo vertiginoso, alcuni legami sono stati irreversibilmente recisi, soprattutto quelli riguardanti le risorse naturali e gli ecosistemi. Siamo riusciti ad aumentare la temperatura della Terra di 0,6-0,9 gradi centigradi in più della variazione naturale totale osservata nell'Olocene. Abbiamo deforestato, portato all'estinzione, trivellato, estratto, fertilizzato, scavato, spianato le cime delle montagne e trasformato il nostro pianeta. E sembriamo intenzionati a fare lo stesso su altri. Abbiamo depositato particelle radioattive che altereranno l'habitat per secoli, inquinato con i pesticidi, soffocato con le emissioni di anidride carbonica. Abbiamo estinto lingue e soppresso tradizioni. Abbiamo indottrinato, omologato e decimato le diversità culturali. Alcuni di questi legami potrebbero essere temporaneamente ricostituiti, ma solo con interventi ben ponderati. E altre ancora, soprattutto quelli collegati ai diritti umani e civili, che nel XX secolo sembravano essere stati riformulati e rafforzati, sono finiti sotto attacco e devono essere protetti. In alcuni angoli del mondo, dove erano stati fatti importanti passi avanti e una democrazia equa sembrava assicurata, stiamo addirittura retrocedendo. La tensione a cui stiamo sottoponendo questi legami ambientali è notevole. L'ago che ne misura l'oscillazione ha già raggiunto un punto critico e continua a salire. Urge un risveglio alla realtà e urge uno sforzo comune per riparare non solo i legami, ma anche la nostra visione della posizione dell'essere umano nell'universo. Lo scriveva Paola Antonelli, curatrice della 22ª Triennale di Milano Broken Nature, e lo diciamo anche noi oggi, al 32esimo giorno di Radio Gamek, perché avvicinandosi a questa fase 2 dell'emergenza legata al Covid, al coronavirus, dobbiamo ripensare il nostro stare nel mondo. L'ecologia è uno dei modi in cui l'abbiamo già affrontato con i nostri ospiti, anche ieri con il direttore Lorenzo Giusti. Abbiamo parlato di questa ecologia che è più un'ecologia della mente a tanti punti di vista, no? Per ritornare a pensare a noi stessi e per affrontare le sfide che ci aspetteranno nel locale, qui da Bergamo, quando si comincerà a ripartire, nel globale, quando il pianeta tornerà a una vita attiva in qualche modo. E tutto quello che abbiamo taciuto sul cambiamento climatico in questi giorni, forse bisognerà ritornare a parlarne. Lo spunto della riflessione sull'ecologia globale è anche lo spunto per partire a parlare di locale. Infatti, da ieri è stata attivata la cabina di regia del tavolo competitività e sviluppo di Bergamo per pianificare la fase 2, una fase 2 che punterà principalmente sul tema del lavoro. Un forte impatto sull'economia, è quello che ci dicono arriverà dalla crisi successiva a questa emergenza sanitaria, e quindi il lavoro sarà la priorità su cui ricostruire, ma anche una ripartenza reale che tenga conto delle persone, delle realtà economiche. Ci dicono degli studi che un commerciante su 8 non riaprirà, che il 43% di loro avranno difficoltà a pagare l'affitto. E insomma, abbiamo cominciato sostenendo il fondo di mutuo soccorso a parlare di come sarà il futuro e dobbiamo cominciare a costruirlo partendo da dati reali, no? Come l'analisi di Paolo Antonelli sul clima, su quello che abbiamo fatto al pianeta. Adesso l'analisi deve essere su cosa è successo a Bergamo, in Lombardia, in Italia, per trovare delle soluzioni comuni. Anche perché, come dire, sono i nostri corpi, no? L'abbiamo detto tante volte la parola corpo, essere coinvolti in questa battaglia, se vogliamo continuare a usare la metafora bellica con tutte le eccezioni che ci siamo dette. E il corpo è un tema fondamentale sul quale dobbiamo ricordarci anche del corpo di prenderci cura. E oggi abbiamo un ospite particolare di cui sono molto felice, è Cristina Fogazzi, eccola qua. Buongiorno. Buongiorno, in arte l'estetista cinica, una superstar del web e inventrice di un modello di business molto interessante e molto apprezzato. Cristina, io però ho una domanda per te fondamentale all'inizio, che credo sia la domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti. Cioè, anche in tempo di Covid-19 il nostro vero nemico resta la cellulite? Sì, guarda, e svilupperò da questa cosa un paio di risposte alle cose che ti ho sentito dire. Evidentemente sì, perché il business online dei prodotti anticellulite ha registrato il record assoluto degli anni da cui esiste il mio shop online, quindi anche in quarantena la cellulite fa il suo, ecco, terrorizza anche in quarantena.
E, tu sai che io ti parlo da Brescia, non so se lo sai, comunque io ti parlo da Brescia con dietro una porta perché qua avevo, era l'unico punto con la luce giusta. E, ci tengo a dire una cosa. Ci sono molti modelli di business, ci sono imprenditori particolarmente legati a volte a modelli di business desueti o con una resistenza rispetto a svilupparne di nuovi. Pensa solo a questa nostra esperienza, cioè voi come Gamet state facendo delle dirette Instagram, c'è un sacco di gente che se gli parli di Instagram ti guarda a metà tra il considerarti una bimba minchia, non so se si possa dire in una diretta della Gamet, ma ormai l'ho detto, e una scema di guerra. Cioè, c'è questa resistenza, no? Da parte, no, ma io quella roba lì, no, ma io non sono capace. Io ho costruito un imperetto, se vuoi, sull'utilizzo dei social network. Sono altresì convinta, adesso le tendenze del marketing ci parlano con chiarezza di due cose, online e made in Italy. Tutti quei negozi che uno su 8 che non vogliono riaprire, se aprissero i loro occhi sul delivery, che sarà secondo me parte delle nostre vite per un sacco di tempo, perché chi c'ha voglia di uscire, di andare al ristorante? Cioè c'è da cambiare un modello di business, però c'è anche da accogliere questi nuovi strumenti come quello che stiamo utilizzando io e te. Certo. Senti Cristina, la tua sensazione, avendo un pubblico così vasto e così trasversale, è che ci sia davvero questa resistenza, cioè non è forse un No, nostro modo. guarda, allora, non c'è questa resistenza a Milano, dove anche l'ultimo, anche il fruttivendolo forse ha un account Instagram e ha capito che gli può servire. Bergamo, Brescia, È già più difficile, tu dici. Ok. noi siamo tradizionalmente popoli del fare, non Certo. siamo dei grandi comunicatori. Certo. Guarda, io lo vedo solo. Voi a Bergamo forse meglio, cioè in questa emergenza in realtà dopo Milano, in Lombardia, la città più colpita è Brescia, però in televisione c'è sempre il vostro sindaco, perché a me piace molto, ci tengo a dirlo, perché è più bravo del nostro comunicare, perché il bresciano tendenzialmente non è un grande, non, quella roba lì pensa che siano frills. Certo. Senti Cristina, hai toccato il tema Brescia. Dal tuo osservatorio locale, come hai visto? Cioè, noi abbiamo parlato tanto di Bergamo, Brescia adesso ha più malati di Bergamo e dai racconti che mi fanno una situazione altrettanto drammatica. Come l'hai vissuta dal tuo osservatorio? Ti ho sentito parlare di guerra, la sensazione era esattamente quella, tra gli elicotteri, ambulanze, giorno e notte, ovviamente io come te, no? Cioè, abitiamo in città piccola, è normale che abbiamo sentito gente che si ammalava tanta, cioè gli amici di Milano, nonostante i numeri di Milano siano di più dei nostri, anche se di uno sputo, Milano ha talmente tante persone che magari i miei amici non conoscono nessuno che si è ammalato. È spalmata, sia io che te, credo che conosciamo qualcuno che si è ammalato e anche qualcuno che ha perso dei cari in questa cosa. Quindi io credo che noi usciremo da questa cosa in un altro modo rispetto a altre zone d'Italia. Noi abbiamo fatto nel mio team di lavoro bresciano 4 morti in 4 giorni, cioè facciamo 4 morti in 4 papà morti in 4 giorni. È Non è forte, è successo, forte. per fortuna, non è successo in altre parti d'Italia. Io credo che noi usciamo da questa cosa diversamente da come può uscirne qualcuno che ha avuto, che l'ha sentita dai numeri in televisione, che sono diversi da quando ti chiama e ti dicono è malato tizio i numeri Certo, in televisione. certo, certo. Senti Cristina, torniamo un po' sul tema del corpo. Con i nostri ospiti abbiamo spesso parlato, no, del fatto che sarà difficile ricominciare a vivere la corporalità nello stesso Sai che modo. io non so come faremo e ho un centro estetico, nel senso che Qual è figura. No, la nel tua senso, sto posizione fin. cinica per affrontare questo discorso? Cinicamente cosa dovremmo fare, Cristina? Io credo che, sai, è brutto da dire, ci si abitua a tutto, no? Per cui vedo anch'io che i primi giorni ero spaventatissima all'uscire, adesso esco un po' meno spaventata. Cioè, ci abitueremo a vivere in una maniera diversa fino a quando non troveranno un vaccino, non troveranno qualcosa. Ci abitueremo, prenderemo delle abitudini nuove. Poi noi italiani che siamo famosi perché si famosi tre baci, a Brescia si danno tre baci quando ci si saluta. Credo che passerà un po' di moda al momento. Cioè, credo che ci sarà una parte di fisicità alla quale dovremo necessariamente rinunciare. Però ti dico che vedo che già adesso. Cioè, io mi sono vista con una mia amica nell'androne di casa per bere un aperitivo, una a 4 metri dall'altra, e anche noi ci scantolavamo. Cioè, ti viene ormai naturale.
Anche con le persone intime? Sì, un po' sì. Scantoni, certo. Certo. Sì, un Sai, po' sì. si parla tanto di nuove normalità, no? Di Ma patenti di normalità, normalità. non la chiamerei, non, mi rifiuto di chiamarla normalità. Voglio pensare che tornerà la normalità. Ok, che sarà una cosa diversa da quella che ci raccontano adesso, giusto? Sai, allora, io guarda, io mi auguro che, visto che il prezzo del petrolio sta crollando e metà dell'economia mondiale è in ginocchio per questo virus, hanno tutti l'interesse per trovare questo vaccino. Cioè, Certo. ci sta lavorando tutto il mondo, ma no, guarda, non perché siano particolarmente filantropi, ma perché c'è l'economia mondiale ferma. Certo. Cioè, Lo cinicamente sai? bisogna sulla corda, no? Giusto? Però è vero, cioè l'economia mondiale è ferma, gli scambi sono fermi, i viaggeri sono fermi, pensa quanti business colano a picco, cioè stanno studiando tutti questa cosa. Io voglio sperare che un vaccino, ho parlato con un virologo che mi diceva, forse non il miglior vaccino, ma un vaccino che permetta quantomeno di evitare l'aggravarsi, salti fuori che noi possiamo tornare a andare ai concerti, a calcarci. E andare insomma a fare quella roba della folla che adesso ci vietano, ma che è parte dell'umano, no? Ballavano e Certo. cantavano intorno al fuoco Ma... i Camuni in Val Camonica, è probabilmente una cosa abbastanza insita nella natura umana. Il teatro c'è dall'antica Grecia, in questo momento chi ci va a teatro? Certo. Certo. Ahimè. Cioè, è chiuso, sono proprio No, chiuso. ma anche dopo. Sì, no, certo. Mentalmente la distanza, se vicino a qualcuno di estraneo potrebbe essere un problema grosso, certo. Il cinema, cioè io la vedo tutta una roba che ci metterà un attimo, eh. Senti, giochiamo un po', sul tuo personaggio, no? Ci parlano appunto di patenti di normalità e di salute, i sani saranno ammessi, i non sani saranno esclusi, no? Come i capri e gli agnelli. L'estetista ci può aiutare a camuffarci un po', a diventare tutti un po' più sani? La giochiamo in questo modo, ok? No, perché non ho il potere delle immunoglobuline, se no lo farei molto Come volentieri. esteticamente, soltanto come Ah, apparenza. vabbè, allora questo, guarda, ti dico, io durante tutta la quarantena ho detto alle persone di tenersi, nel senso che quello sfascio lì da pigiama, capello sfatto, tu come hai gestito i capelli a proposito? Ho comprato un coso su Amazon. Fammi vedere, non hai Guarda, che posso fatto, dire, dai! un po' punk qua, Non no? male però Vanno? l'insieme. Ci ho Però lavorato un bel sai, po'. no, hai tenuto, Da hai solo, tenuto. tutto da solo. Mi viene in mente Mattarella, poverone, che l'ultima volta c'era Mattarella, che sa il super cotonatone, era tutto un po' schiacciatino, mi ha fatto una tenerezza, mi sono Io immaginata lui che cercava di fonarsi. Quindi io, secondo me, vedersi carini comunque, non vedersi col pigiama, il capello, aiuta a darci una dimensione di normalità nel rapporto con noi stessi, perché se ti vedi un cesso a pedali per 50 giorni, introietti il cesso a pedali e quindi opponiamoci Certo. strenuamente e continuiamo a prenderci cura di noi stessi. Opponiamoci estremamente. Senti, Cristina, l'ultima domanda. Tu sei anche una appassionata di arte, sei confessata una collezionista. Che emozione ti dà? Puoi Guarda, darci ieri ho qualcosa perso del tuo? un'asta, sono ancora arrabbiata, ho fatto un'asta da Christie's, non ho preso il pezzo. Lo sentivo io che dicevi, non ce l'hai fatta, no? È salito sopra un valore che non aveva senso pagare, anche perché non erano buone le condizioni dell'opera. Per cui mi ero data come tetto un tot e quando è superato quel tetto lì ho detto ok, Ma in generale, come la vivi? Che cosa ti regala un'opera d'arte ciao. No, contemporanea? ma è la mia vera passione, a me non me ne frega niente della cellulite. Ok. Cioè, la cellulite è la mia vita alternativa, però io ci vado. No, mi piace molto. E adesso ti dico di più: mi piace la fruizione delle opere, nel senso che gli spazi delle gallerie d'arte contemporanea sono sempre, grazie al cielo, silenziosi. La fruizione dell'opera d'arte contemporanea, secondo me, è un momento molto intimo. Okay. Cioè, E lo anche all'interno dell'aspetto dell'opera che mi piace proprio la fruizione generale di quella roba lì. Mi lo piace sta. molto. E poi, secondo me, poi dovremmo entrare tutti in un dibattito sul fatto che se ami l'arte contemporanea è il rapporto col contemporaneo, no? Cioè,
dipingere adesso una natura morta di un cesto di frutta non parlerebbe con noi. Se l'arte contemporanea è fatta bene, parla con noi che siamo immersi dentro come bustine di tè in questo tempo. Certo, è un ragionamento che ha senso, che non è così facile da far capire come dicevamo prima, no? Sulle attività commerciali, però è sicuramente il modo in cui ci si sta dentro quando È ci lo si è. guarda, io mi ricordo sempre la prima volta che sono andata a Venezia alla Biennale, ne sapevo molto meno perché poi l'arte contemporanea purtroppo richiede un minimo di studio, cioè non puoi avere un approccio. Allora, sì, puoi avere un approccio bello mi piace, brutto non mi piace, però se poi vuoi un approccio un po' più strutturato devi studiare. Non ne sapevo tantissimo, però ricordo che sono uscita dall'arsenale e ho proprio pensato: questo è il nostro tempo. Cioè, questa cosa è il nostro tempo preso, messo in un gigantesco frullatore, sparato e un frullatore aperto. Immaginatevi di accenderlo che spara roba su tutti i muri. Cioè, questo è il nostro tempo al netto del quella roba mi piace, questa mi piace meno, questa è sensazionalistica, questa è troppo concettuale. Però la sensazione di respirare il nostro tempo. E io invito sempre tutti ad approcciarsi così all'arte contemporanea. Certo, cioè, viene in mente quando Ibrahim Rahman aveva messo tutta la stoffa sul lungo corridoio dell'Arsenale, no? Immaginavo l'esplosione del frullatore e questa stoffa che conteneva tutto dentro e che in qualche modo se lo restituiva nascosto, no? La fruizione Certo. immediata, quella era molto affascinante. Cristina, grazie. Ti chiederei l'ultimissima cosa. Dacci uno slogan da estetista cinica per affrontare questi prossimi giorni ancora di quarantena, almeno fino al 4 maggio. Che cosa ci direbbe l'estetista cinica adesso? Fate di voi stessi la vostra opera d'arte. Applausi, applausi. Cristina, grazie mille. In bocca al lupo. Grazie a te, complimenti per i capelli. Ci lavoro. La prossima, poi ti mando delle foto di aggiornamento, va No, bene? perché vedo gente abbastanza provata da questa quarantena. Voi uomini abbastanza provati. Il Molti mese che hanno fatto che ho detto che stavo scempi. patente. Era un mese, no? Ciao, un Bacio. bacio. Ciao, ciao. Si diceva di allargare il campo, no? Mi sembra l'abbiamo fatto benissimo, pur restando noi stessi, pur restando dentro il nostro corpo e le nostre. Sei l'idolo di mia moglie, scrive qualcuno, ma Cristina, molto, molto bella come frase. E il corpo, però, è anche al centro di un altro tipo di discorso che volevo fare oggi e che secondo me è fondamentale fare in questo momento perché cambieremo anche il modo di pensare alla sfida che dobbiamo affrontare. E se c'è una ragazza che rappresenta la sfida, è sicuramente Martina Cairoli, che è collegata qui con noi adesso, atleta e campionessa paralimpica bergamasca. Ciao Martina, ben arrivata. Ciao a tutti, ho appena spostato l'antiestetico stendino che era messo lì. Quindi che non si poteva rischiare di essere antiestetici, no? Mi sembra indispensabile. Martina, senti, ori paralimpici, ori mondiali, da Bergamo però, cominciamo da Bergamo. Come stai vivendo questo momento da atleta e da persona bergamasca? Allora, premetto il fatto che comunque pur essendo bergamasca vivo da anni qua a Bologna e quindi questo momento storico lo sto vivendo a distanza rispetto appunto a quella che è la mia famiglia che sta a Bergamo, insomma tutti quanti i miei amici, gli affetti più cari sono lì. E, devo dire che all'inizio la preoccupazione è stata grande perché comunque è partito tutto da lì, no? Hanno iniziato a chiudere la Lombardia e ho avuto un po' di preoccupazione proprio perché non potevo fare nulla. Poi pian piano, diciamo, essendosi ampliata la situazione anche qua, ho potuto toccare con mano e anch'io rientrare nel disagio in cui siamo tutti, ecco. E chiaramente sì, la vicinanza nei confronti di Bergamo io ho cercato sempre di non solo manifestarla, ma anche proprio di cercare di fare qualcosa per loro, cercare di far sentire che c'ero, che ci sono, e non è facile. Poi, vabbè, se vogliamo invece parlare dell'aspetto propriamente sportivo. E qua a Bologna le prime settimane, cioè dall'8 marzo fino, mettiamo, intorno al 15 o 20, non mi ricordo, per gli atleti d'alto livello
c'è stata la possibilità di continuare ad andare con l'autocertificazione al campo, perché appunto facendo atletica le distanze di sicurezza si possono mantenere. Certo. Pensate che hanno chiamato i carabinieri, cioè è un campo qua vicino a casa dove mi alleno che è circondato da case, no? E giustamente io dico, perché comunque alla fine io ho riflettuto, era un misto tra sicuramente paura, però anche senso civico. E da un lato l'ho anche apprezzato, perché se il cittadino fa in modo che le regole vengano rispettate, vuol dire che c'è una responsabilità anche, no? Chiaramente poi sì, lì si può andare anche nel discorso un po' più complesso del fatto che poi chiunque si possa sentire paladino della giustizia dell'azione, certo. E le varie cose. Quindi niente, le prime settimane si andava lì e poi hanno chiuso tutto anche qua, quindi mi sono arrangiata, diciamo, cambiando i programmi insieme anche al mio allenatore. E ho allestito una mini palestra con quello che avevo. Sono riuscita a recuperare in extremis un bilanciere, che sarebbe quella sbarra di ferro, no? Poi un mio amico mi ha prestato i pesi, perché comunque io a casa non avevo grandi attrezzature, a parte gli elastici, queste cose. E Senti, quindi Martina, adesso... tu hai affrontato delle sfide incredibili, come appunto la finale olimpica, due volte l'hai vinta nei 100 metri. Che adesso noi stiamo affrontando una sfida come comunità, no? Di questa nuova fase in cui tutto è sconosciuto fondamentalmente. Lo so che non ti chiedo una ricetta per il nostro tempo, ma ti chiedo di raccontarci come si affronta come emozione una sfida così difficile come la finale olimpica, che poi sei pure riuscita a vincere, quindi, come dire, deve essere stato emotivamente una cosa incredibile da tanti punti di vista. Cioè, come ci possiamo presentare di fronte al mistero di questa pista in cui ci corriamo tutta la nostra vita sostanzialmente, e affrontarla nello spirito giusto per poi magari vincerla questa sfida, ecco. Sì, allora ti rispondo prima a questo e poi dopo mi è venuto anche in mente un altro, diciamo, paragone che si potrebbe fare. Sì. Sì, chiaramente affrontare non una ma ben due finali olimpiche, vabbè, stai parlando dei 100 metri perché poi appunto c'è stato anche il salto in lungo, è un momento di assoluta concentrazione e in cui... devi proprio raccogliere tutte le forze che hai e pensare anche a quello che hai fatto in passato e non dimenticarti di chi sei. Cioè, nel mio caso io proprio ho ricordi proprio come di estasi, di stato confusionale, però di reale proprio concentrazione massima e l'adrenalina che è a palla. Non è, secondo me, in questo caso molto simile alla situazione che stiamo vivendo, perché l'incognita che noi abbiamo davanti è più una... non c'è tanta adrenalina, ecco, secondo me. Ma ci sarà invece però bisogno di, come diceva anche l'estetista cinica, che non conoscevo, tra l'altro, grazie per avermela fatta conoscere, molto simpatica, che bisogna reinventarsi. Quindi... il paragone che mi sento di fare, che mi sento, diciamo, di avere un po' vissuto già una situazione simile, è il fatto di trovarsi in una situazione inaspettata, ok? Io a 18 anni ho perso una gamba, questa è una situazione che nessuno si aspetta. Una pandemia, chi si aspetta una pandemia? Nessuno, quindi... Il primo momento è di shock, in cui non ti rendi conto di che cosa sta succedendo e ti sembra quasi di essere in un film. Quanti di voi si saranno svegliati la mattina? Anch'io i primi giorni dicevo, ma porca vacca, scusate, cioè, ma è reale, sta succedendo, ho sognato, no, è reale, siamo noi, non è un film della fine del mondo, ma siamo noi che stiamo vivendo una pandemia. Quindi il passo successivo è realizzare, quindi... capire che è vero e reale, capire che ho perso una gamba a 18 anni, sono io, la vita è la mia e sarà senza una gamba per tutta la vita, ok? E il passo successivo ovviamente è reagire.
reagire con i mezzi che si hanno. Quindi io fortunatissima di essere nata in un paese come l'Italia che con i suoi limiti però mi ha dato la possibilità di avere una protesi e poi vabbè, quello che sto facendo anche adesso con lo sport è arrivato dopo, però nella fase iniziale io non volevo correre, io volevo camminare, quindi la stessa cosa che noi tutti dovremmo fare è ritornare a camminare, non subito a correre. Se prima eravamo abituati a correre, quindi con a parte i ritmi alti, ma anche come produttività e quant'altro, ora necessariamente bisogna rallentare. E anche questo periodo in cui molti purtroppo sono effettivamente in ospedale, lo sappiamo, ma noi siamo a casa, io lo paragonerei proprio come anche il momento in cui anche io sono stata in ospedale e piano piano dovevo guarire. Io mi ricordo quei 2 mesi, che alla fine non ne ho passati molti in ospedale, ma di noia, dolore sicuramente, ma anche molto tempo per pensare. Questo in questo momento ce l'abbiamo, perché anche se uno ha la giornata piena, però pensa al fatto che può perdere tutto da un momento all'altro. E scusami se ho deviato la tua domanda sulla finale olimpica, però sicuramente la finale olimpica arriverà dopo, cioè saranno le successive prove che la vita ci continuerà a dare e che noi affronteremo. C'è un detto, mi sembra cinese, perché poi io negli anni avevo studiato anche cinese, per poi dimenticarlo, sì. No, vabbè, qualcosa mi ricordo, che diceva tipo, se la vita mi... Scusate, momento citazione. Se la vita mi si metterà davanti, io gli... era una cosa del genere, io gli salterò sopra come una fiera, cioè della serie. Se mi arriva un problema, io non è che mi nascondo, ma anzi, sono io ad andarci sopra. Certo, certo. Senti, cioè, si è parlato anche di, appunto, di questa normalità, no? Di queste patenti di sanità e non sanità. Per chi vive una condizione di fragilità fisica, ci si sente un po' discriminati. Cioè, noi ne parlavamo con Chiara Bersani, che è un'attrice disabile, che ci diceva, io sono in difficoltà perché tutto questo insistere sui sani e noi e chi guarderà alle fragilità. Ecco, hai qualche preoccupazione anche in questo senso, tu Martina, per il futuro? Benché tu sia un atleta, quindi come dire... Sì, certo, la preoccupazione è sociale, antropologica e di revisionismo storico, cioè... La preoccupazione è che si faccia un passo indietro anche dal punto di vista cerebrale, perché chiaramente è importante, io credo che stiamo andando per tentativi ed errori, perché non c'è un modello reale e comprovato, io credo, per superare questo momento. Quindi tentando queste come che le chiamati, scusami, patenti... Di sanità, ecco, per valutare chi magari è contagiato, chi è immune e quant'altro, potrebbe essere utile, ma bisogna anche saperlo utilizzare bene, perché sì, chi ha una fragilità è sempre stato, diciamo, più bisognoso magari di cure e magari adesso la priorità viene data a questa emergenza, però le disabilità rimangono, le fragilità rimangono, e anzi io spero che col fatto che purtroppo moltissime persone hanno avuto un contatto vicino, quindi non è più solo per sentito dire, no? Come nel mio caso, io magari non conoscevo nessuno con una disabilità senza una gamba. Quando ti tocca a te, chiaramente ti sensibilizzi, e quello che sto dicendo è che magari col fatto che le persone hanno avuto cari o persone conosciute, insomma, in difficoltà, magari ci si renderà più conto che è giusto ed importante prestare attenzione proprio ai più deboli, perché possono essere quelli più vicino a te o tu stesso.
e un giorno è il giorno in cui faccio le corna, sei proprio tu ad aver bisogno, allora lì cambia il giro. Certo. Senti Martina, per salutarti ti butto lì una data, Tokyo 2021? Cosa ci sta, che emozione ti dà questo nome? Beh sì, chiaramente anche lì è stato sfasato tutto quanto, chi l'avrebbe mai pensato che un'Olimpiade e una Paralimpiade sarebbero state rimandate? Questo Tokyo 2021 mi dà tutto il tempo necessario per prepararmi al meglio, al 100%, ancora di più con del tempo appunto in più, sì. E quindi sicuramente è un obiettivo che per fortuna io ho, e il mio augurio anche è per tutti quanti che possano trovare, che possiate trovare nuovi obiettivi se avete perso i vostri, perché per me quando appunto ho avuto un momento in cui non avevo più obiettivi, ho proprio percepito uno smarrimento che per fortuna ora non c'è più, perché c'è una nuova strada, c'è qualcosa, c'è una nuova strada, seguiteci. Benissimo Martina, grazie mille, sei stata super e sono molto felice di averti ospitato, in bocca al lupo per tutto e spero che non ti denuncino più al campetto per il prossimo allenamento. Speriamo. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, a presto. Come dire, due storie diverse, due storie magari non immediatamente associabili a quello che può fare un museo, ma due storie ci hanno raccontato delle cose, delle persone, dei temi forti di questo momento. Ecco, io sono molto felice di questa puntata, ve lo confesso, perché gli ospiti sono state, le due ospiti sono state veramente, veramente brave, all'altezza. E ci hanno dato dei motivi per guardare, no? Per guardare a questa incognita di quello che sta per succedere con la voglia di saltare addosso e di non rinunciare a essere noi stessi, come dicevano sia Cristina e sia Martina. Chiudiamo ringraziando ovviamente tutti i messaggi belli che ci mandate e rinnovandovi l'affetto assoluto nei confronti di chi partecipa alle nostre dirette. Chiudiamo con una poesia che parla dell'estate che sta arrivando e di un poeta a cui io sono legato, perché Robert Lowell, anche c'è una fotografia, io l'ho sempre associata a un mio zio, non so come dirvela meglio di così, prendetela come una stravaganza. Questa poesia si chiama Verso l'estate. Dio dei nostri padri, diciamo che è solo il viaggio di andata, il volo in una sola direzione. Togliamo il senso peggiorativo da viaggio e da volo. Allora puoi dire di stare nella fredda luce della scienza a vedere come sei visto, legato alla realtà. Strano, la vita è il fuoco e il combustibile. Noi, gli animali, gli oggetti, dobbiamo stare qui senza un titolo che dimostri che qualunque cosa cessò mai di vivere, mai ritorna a vivere quando cessa la vita. È più bello il dio orologiario di Descartes. Egli disegnò e installò il meccanicismo per noi. Gli piaceva armeggiare e, avendo perfezionato il da farsi, si mise in disparte, avvolto nella sua solitudine. Ecco, in questo viaggio di sola andata, di una sola direzione, verso l'estate, che sta arrivando anche per noi, che sarà appunto un'estate di incognite, di separé in spiaggia, piuttosto che di vacanze con la mascherina, non lo sappiamo ancora, ma possiamo guardare a questo percorso con quella luce della poesia di Lowell e con quegli atteggiamenti che sia Cristina e sia Martina ci hanno suggerito. Io credo che siano il modo per cominciare ad affrontarla, questa cosa che non sappiamo che cos'è. Ecco, chiudo ovviamente ringraziandovi di nuovo e invitando a sostenere, in questo caso adesso noi abbiamo parlato del fondo di mutuo soccorso, che è forse il meccanismo con il quale la città può cominciare a rilanciarsi, vogliamo sostenere quello, vogliamo dirvi di continuare a pensarvi come voi stessi, nonostante le difficoltà, con i difetti, con le caratteristiche, con i pregi, ma non abdicare alla personalità è un'altra di quelle cose che aiutano in questi momenti, come ci hanno raccontato le nostre ospiti, come forse ci raccontano le cose che leggiamo, senza dimenticarci appunto che, come diceva Paolo Antonelli nella lettura all'inizio, qualcosa dobbiamo cambiare, perché quello che abbiamo fatto fino adesso non è stato esattamente il meglio che si potesse sperare nell'ottica complessiva della comunità. Ecco, la comunità è una parola su cui
da oggi in avanti, forse io, pur da lettore individualista, dovrò ragionare sempre di più, perché è la comunità il punto da cui il museo, le persone, le città, le regioni possono avere la forza di ripartire. Ringrazio tutti per i complimenti. Voglio salutare Federica, che ho visto che si era collegata fin dall'inizio, e anche lei da Brescia, e dirvi che vi voglio bene. Vi ringrazio davvero di partecipare ogni volta alla nostra diretta. Torniamo domani alle 11:30. Radio Gamma continua a raccontare, a raccontarsi. C'è anche Simona, che non saluto mai, ma che vedo sempre presente. Continua a raccontarsi cambiando il modo. Stiamo cercando di cambiare anche noi, di adeguarci dopo 32 giorni, lo diceva ieri Lorenzo, è giusto prendere nuove strade, e piano piano ci muoviamo per farlo. Vi aspetto comunque domani alle 11:30, Radio Gamma è qua. Noi siamo qua per raccontarvi le storie di questo mondo che sta cambiando da un punto di vista che è il nostro, ma che vorrebbe essere il più largo possibile. Un abbraccio e un bacio a tutti. A presto.